Onorevole Di Mauro, alla luce delle nuove candidature c'è questa avanzata da Forza Italia per il presidente Miccichè. Qual è la sua posizione e la posizione della parte politica che lei rappresenta? Noi più volte abbiamo detto, sia nelle forme ordinarie della comunicazione, ma anche in sede di assemblea, per esempio martedì quando c'è stata seduta, che il Presidente in tutto questo periodo in cui ha governato la Sicilia non ha avuto una capacità che è quella del coinvolgimento nelle scelte importanti che sono certamente la programmazione dei fondi comunitari, il PNRR e anche le future risorse che saranno assegnate alla Sicilia a proposito dei fondi per lo sviluppo e coesione. Pare che avendo da parte non solo nostra ma anche degli altri gruppi politici attivato una serie di percorsi diciamo di natura anche relazionale, finalmente c'è una svolta e potremo essere tutti coinvolti, sia partiti sia anche commissione parlamentare, per redigere dei piani che sono molto interessanti perché vede il coinvolgimento del territorio. Non c'è dubbio che quello che è successo con la sanità, laddove l'assessore alla sanità ha redatto da solo un programma di 797 milioni circa, non solo è stato bloccato, ma non si è verificato lo stesso in altri dipartimenti della regione che sono destinatari di risorse da un lato comunitarie e dall'altro dei fondi PNR. Tutto questo ha ingenerato una diciamo crisi nei rapporti con il Presidente della Regione. Ora, non stiamo qui a discutere in questa fase di chi sarà il nuovo Presidente, questo è una parte politica che ha interessato il Presidente Musumeci, che con ostinazione da circa un anno chiede che si vuole candidare. Noi abbiamo preferito discutere di cose concrete, di ciò che si deve fare. Finalmente l'altro giorno il Presidente ha diciamo, avviato un percorso, mi permetto di dire, forse anche di relazioni col Parlamento, perché è bello poter dire, mi rivolgo ai siciliani, ma è bello poter dire concretamente cosa si deve fare in ordine allo sviluppo di questa terra, perché le risorse che arriveranno in Sicilia saranno tante e importanti soltanto nella misura in cui ci sarà un coinvolgimento del territorio e ci sarà un'azione forte per la ripresa della nostra situazione economica. Ora, l'altro giorno, a seguito anche di una posizione molto chiara, molto netta di Forza Italia, il Presidente Miccichè ha riunito il gruppo e gli ha chiesto a viva voce una sua ricandidatura. Non ha ancora deciso se candidarsi, ha comunque detto mi rivolgerò agli alleati. Questo è un esempio di democrazia matura, allorquando un candidato che esprime, che ha il desiderio di volersi candidare, decide di comunicare ai suoi alleati la sua disponibilità, non quella che ha messo in atto il Presidente Musumeci dicendo io sono candidato. Ecco, la forma diversa, comportamenti diversi, però ancora non abbiamo deciso, perché non c'è dubbio che al di là dei due candidati che qui pare profilarsi possa esserci anche un terzo candidato. L'idea nostra è quella che la coalizione di centrodestra deve essere assolutamente unita, deve esprimere una candidatura unitaria, perché siamo maggioritari in Italia e in Sicilia come centrodestra rispetto a tutte le altre forze politiche che, anche se unite in un ipotetico asse di sinistra che va da Articolo 1 a PD a 5 Stelle, siamo convinti che siamo di gran lunga superiori in termini elettorali. E senza volere aggiungere valutazioni di carattere politico, siamo convinti che potremo dare un buon contributo alla ripresa e a superare questa difficoltà che c'è in questo momento in Sicilia. Quindi il futuro, per quanto ci riguarda, è lavorare sulle cose concrete per dire alla gente cosa vogliamo fare, nel contempo con uno sguardo a quelli che sono i soggetti più idonei alla candidatura a Presidente della Regione, non solo per vincere ma per poter governare adeguatamente. Il Movimento per l'Autonomia, MPA, che futuro avrà? Ci sarà una sua lista alla luce anche della soluzione del leader lombardo? Beh, intanto si è ristabilita una verità, che è la verità per cui Lombardo non aveva commistioni né con la mafia né era a capo di chissà quale gruppo che faceva pressione in ordine al governo regionale, ed è stata una soluzione piena,
piena nel merito, piena nei contenuti, ed è stata una soluzione non perché il fatto non costituisce reato, ma perché il fatto non sussiste. Quindi anche questo un momento di chiarezza di natura politica, la storia di un uomo per bene che ha visto essere riabilitato, perché le sentenze ci sono, vanno rispettate, sia che siano positive che siano negative. Questo ci consente maggiore serenità, una ripresa del dialogo col territorio, la capacità di un leader come Raffaele a mettersi in movimento e determinare quelle condizioni che possono ancora una volta mettere a valore quella che è stata l'esperienza autonomistica in questa regione.